Ok, benissimo, benvenuti a tutti a questo secondo ciclo di incontri di incontri di formazione promosso dalla Matesis di Ferrara. Come al solito vi darò qualche informazione dal punto di vista tecnico e poi lascerò la parola alla presidentessa della Matesis di Ferrara, la professoressa Maria Teresa Borgato, che presenterà il nostro ospite di oggi, professor Pietro Di Martino. Permettetemi di ringraziare di cuore il professor Di Martino per l'invito e io, come al solito, appunto, vi suggerisco di tenere spenti la webcam e anche il microfono durante il seminario, anche perché siamo già in 330, ma prevedo anche ulteriori partecipanti e quindi per questione di connessione vi consiglio di tenere spenta la webcam e il microfono. Potete, come al solito, scrivere in chat. Appunto, il professor Di Martino vi farà anche dei mentimeter e quindi potrete rispondere, interagire anche attraverso il QR code. Quindi, se avete il cellulare vicino, vi consiglio di tenerlo vicino, che così potete fare le foto come al solito. E io comunque metterò anche i link in chat e quindi potrete anche interagire in questo modo. Indipendentemente dalle interazioni direttamente proposte dal professor Di Martino, potrete comunque commentare oppure fare delle domande in chat. Ci sarà spazio alla fine per una breve discussione. Io comunque considererò tutte quante le domande e alla fine le proporrò al professor Di Martino. Quindi commenti, tenete, come al solito sentitevi liberi di fare commenti e domande in chat. Benissimo, io lascerei la parola alla professoressa Borgato. Ecco, buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo seminario della Matesis di Ferrara. Volevo ringraziare, prima di passare al nostro ospite, diciamo, di oggi, Federica Ferretti, che è il principale artefice dell'organizzazione di questi seminari, e anche, diciamo, la nostra segretaria Antonella Mori, che è così tempestiva nell'inviare gli avvisi, e il nostro webmaster, che caricherà i materiali di questi seminari sul nostro sito Matesis di Ferrara. Quindi la Matesis di Ferrara non è, diciamo, una se delle sezioni più antiche, però cerchiamo di offrire ai nostri associati, ma anche, diciamo, a tutti quelli che si collegano, delle attività utili per gli insegnanti. E in particolar modo oggi sono molto contenta dell'occasione di oggi che ci è offerta dalla per la disponibilità del professor Pietro Di Martino. È anche un'occasione per me di rincontrarlo dopo un certo tempo. Il professor Di Martino è uno studioso ben noto nell'ambito della didattica della matematica, come dimostra anche i molti iscritti a questo seminario. È professore ordinario di matematiche complementari all'Università di Pisa ed è anche delegato del rettore per la formazione degli insegnanti. Ecco, diciamo che la formazione degli insegnanti sono sempre stato uno dei suoi, diciamo, punti principali di attività, ecco. E anche, diciamo, quanto è stato membro della CIM e dal 2019 è presidente della CIM, la Commissione Italiana per l'Insegnamento della Matematica. Ecco, tutto questo, diciamo, e la vostra presenza ci dice quanto sia apprezzato il suo lavoro. Le sue ricerche in didattica della matematica hanno riguardato le difficoltà in matematica a tutti i livelli di istruzione e anche l'atteggiamento degli studenti nei confronti della matematica. Il titolo della conferenza di oggi, che poi sarà aperta ai vostri interventi, alle vostre richieste, riguarda gli obiettivi dell'educazione matematica in verticale, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. Ecco, ringrazio moltissimo il professor Di Martino per questa occasione che ci ha offerto e gli cedo la parola. Prego.
Prego. Grazie mille, buonasera a tutti. Sono io ovviamente a dover ringraziare la professoressa Borgato che appunto conoscevo e incontravo, diciamo, non quotidianamente, ma abbastanza spesso per via della nostra partecipazione alla CIM. E, insomma, è sempre un piacere partecipare alle iniziative della Matesis. Non mi era mai capitato, è la prima volta che sono invitato alla Matesis di Ferrara. Spero che ci sarà occasione di farlo poi una volta dal vivo, perché venire a Ferrara è sempre molto, molto bello. D'altra parte, diciamo, sì, a distanza ci permette di avere tutte queste persone che forse sì. In presenza non sarebbe possibile. Certo. Ringrazio anche Federica Ferretti sia per l'invito anche suo e anche insomma diciamo il fatto che mi ha seguito e mi ha spiegato un po' di cose sull'interazione possibile con voi, tutte le cose tecnologiche con le quali cercherò di coinvolgervi soprattutto all'inizio sono frutto del lavoro di Federica. Io ho usato anche dei termini tecnici, io avrei detto che vi porrò delle domande vi porrò delle domande ma in maniera piuttosto tecnologica, ecco, mettiamola così. Grazie a lei, quindi grazie mille. Come detto, diciamo, il titolo dell'intervento è volutamente legato a, diciamo, obiettivi in verticale, quindi cercare di riflettere un po' su tutto il percorso che si sviluppa durante l'arco scolastico. Ora, io non ho presente come sia suddiviso il parterre rispetto ai vari livelli scolastici, però diciamo, nei quattro livelli scolastici che sono rappresentati scuola d'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, pur essendoci, diciamo, l'anomalia del fatto che la scuola dell'infanzia non è scuola dell'obbligo, sappiamo bene, ci sono diversi lavori e vi darò anche qualche esempio, si lavora molto su aspetti di natura legati alle competenze matematiche e poi, diciamo, soprattutto nelle nostre due regioni, direi Toscana e Emilia-Romagna, è una scuola dell'obbligo di fatto dai numeri, nel senso che le percentuali di coloro che bambini e bambine che vanno alla scuola dell'infanzia sono veramente molto alte, per fortuna. Io ho preparato veramente tante slide, ma in realtà non credo che le farò tutte, quindi poi in qualche modo girerò da una parte all'altra. Provo a condividere lo schermo, così vediamo se tutto funziona come ci auguriamo che funzioni. Avevamo fatto anche le prove. Ditemi se vedete tutto e andare avanti. Sì. Allora, la domanda principale è: perché riflettere sugli obiettivi dell'educazione matematica, perché rifletterci in verticale? E appunto vi in qualche modo stimolo subito rispetto a un'altra domanda collegata a questa, che è legata al lavoro di Mogens Niess sulle competenze matematiche. Mogens Niess è il ricercatore che fondamentalmente, dai cui lavori fondamentalmente sono venute le prime definizioni di competenza matematica. E questa riflessione su cosa sia la competenza matematica e su quindi quale sia l'obiettivo dell'educazione matematica a livello di scuola di base partono da una considerazione. In matematica, lui è danese, ma insomma nella scuola occidentale in matematica ci sono tantissime difficoltà, sappiamo che gli studenti hanno tantissime difficoltà a tutti i livelli scolari, e allora c'è una forte esigenza di rispondere a una domanda del genere, quella che lui chiama problema della giustificazione. Perché riteniamo importante insegnare matematica a tutti fino alla fine della scuola dell'obbligo? No? Quindi ci sono alcuni sistemi in cui questo non è vero, o comunque per i quali c'è una matematica di serie A e una matematica di serie B. A un certo punto in Italia non è così, e in Italia e in altri paesi non è così. Si insegna a tutti matematica, qualsiasi scelta facciano, anche a livello di scuola secondaria e secondo grado, ovviamente con un numero di ore diverso, ma si insegna matematica fino alla fine. E quindi il primo stimolo che vi do è: che risposta date voi a questa domanda? Non vi do tantissimo tempo, vi chiedo una risposta breve e immediata, diciamo, e appunto con i fantastici mezzi che ci propone la dottoressa Ferretti potete sia
inquadrare questo QR code col telefonino, sia collegarvi al sito menti.com e digitare il codice che vedete lì, sia penso cliccare sul link che Federica Ferretti vi ha messo in chat. Io vedo i risultati, diciamo, in tempo reale, vi do 2-3 minuti per dire due parole, insomma, non di più, non voglio una trattazione troppo lunga, un tema, ecco. E io mi collego al sito così guardo intanto se rispondete e cosa rispondete. Ok, io intanto ho messo in chat, se c'è qualcuno che ha dei problemi me lo può scrivere che cerchiamo di risolvere. Volendo potete anche rispondere qua in chat, non c'è nessun problema. Sì, tanto è per avere un'idea di quello che viene fuori. Una parola, due parole, tre parole, niente di che. Quello che vi viene in mente, la prima giustificazione che vi viene in mente. Tenete conto che appunto NIS, insomma, ci ha fatto un progetto di ricerca, quindi è chiaramente una domanda comunque complessa, non è una domanda di facile risposta, ecco. Sento qualcuno che digita, quindi forse qualche risposta arriva. Non so se in chat, aspetta che la chat non la vedo. No, no, in chat niente, si vede che stanno tutti rispondendo, le vedi le risposte? Ad ora no, non vedo risposte, però magari arriva. È arrivato però il ringraziamento per aver partecipato, quindi da qualche parte. Qualcuno ha spinto in chat. Qualcuno ha spinto. Leggo Sabina Tulli, dice perché, come dice Artaglio, tutto è numero, perché si unifica il pensare e il fare. Aspetta. L'intelligenza numerica come qualsiasi altra intelligenza, perché permette di interpretare il mondo. La stai mandando a me in privato, eh? Appunto, perché il link per vedere le... Sì, ma ci sono su quel link lì. Ah, ok, perché io ne vedo parecchie. Ah, allora non sono su quella, aspetta, riclicco su quella, sono su un altro. Io ho cliccato quello che mi avevi detto te. Ora le vedo, non le vedevo, ok. E per tornare su come faccio? Perché stanno scorrendo verso l'alto. Adesso. Farmi troppe domande. Vabbè, no, le sto le vedendo, però diciamo fondamentalmente vengono fuori due, mi sembra, due macro risposte. Una che sto leggendo ora, che ritorna più correntemente, è perché la matematica è presente nella vita di tutti i giorni. Okay, io sento ogni tanto delle voci inglesi, credo che sia. Partita la registrazione, sì. Sento, leggo appunto che nella vita di tutti i giorni, è dovunque, e fa parte della nostra vita quotidiana, eccetera, eccetera. E poi una che, collegata a questa, permette di sviluppare il ragionamento logico che poi serve per le cose della vita quotidiana. Ok. Quindi queste due risposte e, diciamo, una delle caratteristiche di un didattico bravo deve essere, non so se sono bravo, ma insomma, di un didattico deve essere quella di prevedere le risposte. E diciamo, qui è abbastanza facile perché sono risposte, come si può dire, insomma, in qualche modo molto sensate. Si fa riferimento a questo aspetto qui, no? Al fatto che la matematica è ovunque, che entra nella vita quotidiana di ognuno di noi, e vabbè, citando Galileo, che il libro della natura è scritto in linguaggio matematico. Questo è sicuramente vero, è molto facile far vedere che la matematica è ovunque, è molto facile far vedere che entra nella vita quotidiana di ognuno di noi. Sul fatto che il libro della natura sia scritto in linguaggio matematico ci sono anche posizioni differenti, ma insomma, il fatto che la matematica ci circondi è sicuramente, diciamo, un dato di fatto facilmente dimostrabile, ma c'è un ma grosso, come una casa, che in qualche modo,
fa capire la differenza fra un fatto vero, questo, e l'aspetto didattico. Questo ma lo racconta molto bene Shlomo Wiener, che è diciamo, un epistemologo e didattico della matematica israeliano, che in una conferenza di una quindicina d'anni fa, anche di più forse, scrisse in una plenaria, disse questo: non c'è dubbio che la conoscenza matematica sia cruciale per produrre e mantenere i più importanti aspetti della nostra vita presente. Questo non implica che la maggioranza delle persone debba conoscere la matematica. Cioè lui dice, non è vero, secondo me, che il fatto che la matematica sia ovunque è la giustificazione per la quale insegniamo matematica a tutti. Anche l'agricoltura è cruciale, almeno per un aspetto della nostra vita, il mangiare. Tuttavia, nei paesi sviluppati, circa l'1% della popolazione sopperisce alla necessità di tutta la popolazione. E poi continua e dice, inoltre, se non siete convinti, guardatevi intorno ed esaminate la conoscenza matematica di professionisti quali medici, avvocati, amministrazione d'azienda e molti altri, per non parlare dei politici e dei giornalisti. E qui, diciamo, io raccolgo di volta in volta aspetti interessanti che vengono fuori da giornali, da interviste, eccetera, eccetera. E anche nella pandemia, qui ho fatto una piccola raccolta veloce, questa è famosissima, no? I famosi 4 metri quadri 4x4, ma ce ne sono anche di un po' più raffinate. Discalculie, ragazzi con difficoltà in matematica raddoppiano, più 50% in 4 anni, oppure su Repubblica, per dire, insomma, giornali di un certo livello, non su Repubblica, il bollettino 34.289 casi, in calo rapporto test positivi, che è diverso da positivi test, che sarebbe quello che in qualche modo interesserebbe vada in calo, insomma, la differenza fra un numero e il suo reciproco. Sui politici, due casi insomma piuttosto famosi, cioè uno famosissimo perché di ora fa la famosa spiegazione dell'RT a 0,5, che in qualche modo al di là delle competenze matematiche è anche un po' pericolosa perché dà un'idea sbagliata di come ci si può contagiare, e uno forse un po' meno famoso ma altrettanto interessante che vi faccio sentire, dell'ex ministro dell'interno, scusate, l'onorevole Maroni, che raccontava dei tempi di rilascio del permesso di soggiorno. Ok, ve lo faccio sentire. Inoltre, i tempi medi assoluti di conclusione del procedimento si sono progressivamente ridotti. Si è passati dai 303 giorni del 2007, tempi medi per il rilascio del permesso, ai 271 del 2008 e ai 101 giorni del 2009, con una riduzione del 67% rispetto al 2007 e del 63% rispetto al 2008, e quindi di oltre il 120% in due anni. Ok, quindi fa, diciamo, un errore da matita rossa dell'elementare di sommare le percentuali. Ma non solo quello, non c'è nemmeno il controllo, perché gli viene un numero una percentuale maggiore del 100%, cioè in Italia siamo talmente bravi che i mesi sul giorno glielo mandiamo prima che lo chiedano, che è abbastanza particolare. Quindi diciamo, questo insomma, come si può dire, conferma quanto è sostenuto da Shlomo Wiener, e in qualche modo sottolinea la differenza fra utilità sociale e utilità individuale. Nel senso, Wiener dice, l'utilità sociale della matematica è indubbia, la matematica è ovunque, senza matematica molte cose non le avremmo. L'utilità, fra virgolette, individuale, cioè il motivo per cui l'individuo deve studiare, tutti gli individui devono studiare la matematica, deve essere un altro, perché in realtà pochi potrebbero sopperire a tutte le cose che ci servono. E di questo parleremo in seguito. Prima questo però, sforzo, no, scusate, mi riparte Gallera, ma forse la Gallera pesante, insomma, l'avete sentito, caldo, lo faccio sentire. Che stiamo vivendo tutti, sta producendo risultati significativi. Questo è l'orgoglio che dobbiamo avere e continuare su una strada che ci sta portando a ridurre fortemente la capacità di diffusione del contagio. Perché lo ricordiamo, 0,51 cosa vuol dire?
che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0,50. Non è vero, Questo vuol dire che prego di semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me. E questo è l'efficacia dell'azione e ciò che ti sta stare più tranquilli e confidenti. Quando ne ho uno vuol dire che io basta che una persona infetta che mi infetto. Non è vero nemmeno questo. No, quindi, perché non vorrei che diffondere notizie false, no. Quindi il problema è veramente grave, nel senso che il rischio che qualcuno abbia capito che la cosa è così davvero può aver portato a dei comportamenti molto pericolosi, perché se io penso che 0,50 non mi infetto se non incontro due persone, io posso andare tranquillamente a incontrare una persona positiva con una forte carica virale, sono convinto di prenderla. Dal punto di vista matematico c'è l'incapacità, cioè la non conoscenza del concetto di media, di cosa vuol dire media, di in qualche modo, insomma, aspetti di questo tipo qui. Qui riparte ma va avanti. Quindi, quali sono gli obiettivi dell'educazione matematica è legato a questa risposta individuale e mi permette di citare un libro molto bello e molto antico, che si chiama The End of Education, che gioca sul titolo, su un gioco di parole che funziona anche in italiano, perché end, fine, sta sia per fine, diciamo, termine di una cosa, sia per obiettivo. In italiano funziona un po' peggio perché l'articolo, il genere dell'articolo frega, perché il fine è la fine, mentre in inglese funziona benissimo. E Postman in qualche modo parte da questo assunto. Dice, se non ci soffermiamo a riflettere sui principi dell'educazione, nel nostro caso matematica, l'educazione è già finita. Cioè, non esiste l'educazione senza una riflessione a monte su quali siano gli obiettivi dell'educazione. Ha già perso in partenza l'educazione. E purtroppo, è una cosa che dico spesso, nell'attività dell'insegnamento, nel, come si dice, convulsione di tutte le cose da fare, nell'accavallarsi di un sacco di cose da fare, raramente troviamo il tempo, anche nelle riunioni di dipartimento o riunioni di programmazione, per riflettere sugli obiettivi di lungo periodo, che sono quelli che invece dovrebbero in qualche modo descrivere poi il cammino. Quindi, da un certo punto di vista, esorto a riflettere su questo e anche dal punto di vista, se volete, politico o di chi si occupa anche a livello universitario di educazione, è fondamentale riflettere su questi fini, su questi obiettivi, per anche capire se vadano aggiornati, non solo in termini di, fra virgolette, programmi che non esistono più, di contenuti, ma anche in termini appunto di obiettivi legati alla società e alle nuove esigenze della società. E allora, seconda domanda, provate a immaginare qualsiasi livello scolare insegnati, anche la scuola dell'infanzia, dove sappiamo che nelle indicazioni nazionali non si parla di discipline, ma sappiamo anche che si lavora su aspetti legati alla competenza matematica, nella conoscenza del mondo, ma in tanti dei campi di esperienza. Qual è il vostro, con una parola, anche qui usando, ora vedrete, il sistema diabolico che ha inventato Federica, qual è il vostro macro obiettivo? Cosa vuol dire macro obiettivo? Cioè l'obiettivo con cui insegnate matematica o competenze legate alla matematica nel caso dell'infanzia, da quando li prendete a quando in teoria li lasciate alla fine del ciclo, quindi all'infanzia da 3 a 5 anni, alla primaria dalla prima alla quinta, alla media, fatemela chiamare così, dalla prima alla terza, alla seconda e secondo grado, dalla prima alla quinta. Quindi vi chiedo di rispondere a questa domanda collegandovi al solito sito infernale di Federica. Federica, mi rimandi il link, perché secondo me quelli che mi hai mandato io o li ho sbagliati a copiare o non è così, vedo in diretta. Con una parola, vi chiedo di mettere una parola. Ok. Me l'hai mandato fino a... ecco, ora lo vedo. Stanno già arrivando. Mi insegno anche. Visto che poi non riesco a farli vedere, mi insegno.
In realtà sarebbe molto carino anche differenziare per livello scolare, ma insomma non, di solito lo faccio negli incontri di formazione, qui li prendiamo tutti insieme. Stanno scrivendo anche in chat, io sto guardando. Ah, è vero, anche in chat, io stavo guardando quegli altri. Gli altri però che non scorrono ora, o scorrono? Ti scorrono? Io ora vedo, far risolvere problemi, correttezza, contare, aderenza alla realtà, ragionare, imparare divertendosi, elaborare, autonomia. Sì, sì, quelli del chat, sta dicendo, sì, sì. Ok. Va bene, allora metto quelli, dico quelli che sono utili di più fra la chat per ora, questo sito. Allora, fondamentalmente sono venuti fuori quello più di tutti, è imparare a ragionare, logica, e questo aspetto. Poi c'è risolvere problemi, poi c'è il divertimento, la passione, poi c'era, mi sembra, non sul sito, su Menti, ma sulla chat, due molto carini singoletti, che secondo me vengono dall'infanzia, però potrei sbagliare, che sono autonomia e indipendenza. E poi c'era uno di quelli in chat che aveva scritto argomentare. Quindi diciamo che i tre più grossi erano ragionamento, logica e risolvere problemi e divertimento, passione, cioè far divertire, far innamorare della matematica. Sviluppare l'intelligenza numerica e il pensiero divergente, aumentare la curiosità, provare sempre a porsi i problemi, quindi sempre legato ai problemi. Anche qui facevo l'indovino e vi dico cosa viene fuori spesso dagli incontri con gli insegnanti. Insegnare a far di conto è il classico che viene fuori dalla scuola primaria. Rendere elastica la mente, che è legata a quell'idea di ragionamento, anche forse di autonomia, ma a me è sempre fatto ridere questa immagine della mente che diventa elastica. Comunque, insomma, insegnare un particolare tipo di ragionamento. Appassionare, come vedete, appunto, era insegnare a risolvere problemi e in alcuni casi qualcuno anche a porseli, quindi problem solving, e far vedere che la matematica ovunque è utile, eccetera, eccetera. Quelli che di solito mancano, qui in realtà ho visto uno, appunto ve l'ho detto, che l'ha sottolineato, sono due che quantitativamente sono spesso assenti quando faccio incontri con gli insegnanti. Uno è coltivare il gusto del perché e due insegnare ad argomentare, che sono due competenze trasversali e quindi per l'appunto molto potenzialmente molto da sviluppare in verticale a tutti i livelli scolari e che sono residuali di solito nelle risposte degli insegnanti a questo tipo di domanda. Allora, la prima fa riferimento, il coltivare il gusto del perché fa riferimento alla curiosità e al legare l'apprendimento alla curiosità, mantenere viva la curiosità. E qui io lo dico spesso, uno dei salti più grossi che si vedono nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria è quello che ho scritto qui. Nella scuola dell'infanzia i bambini sfondano dai perché, con i perché a ritroso. Si direbbe in matematica si direbbe una catena discendente infinita, quindi a un certo punto l'adulto dice perché è così, punto, e chiude la questione. Quando entrano alla scuola primaria chiedono molti meno perché, e il chiedere perché sembra diventare quasi, invece che un sintomo di curiosità, un segnale di debolezza, e quindi non esprimo questo perché.
E allora una delle prime cose che mi viene da dire è lavorare perché non sia così, per l'appunto, per creare un ambiente in cui si valorizzino le domande, si valorizzino le curiosità degli studenti in ambito matematico. E si valorizzino, si stimolino e si valutino in senso etimologico, non in senso, sappiamo ora bene che sono venute per esempio le nuove linee guida per la valutazione alla scuola primaria, non nel senso di dare un numero, ma nel senso di dare valore come insegnanti a questo tipo di attività, la produzione di perché da parte degli studenti. Cioè, mi interessa più che il risultato di un conto o il risultato di un problema, che lo studente e la studentessa mi sappia dire perché ha fatto determinate cose e perché pensa che determinate cose rispondano alla domanda che gli è stata posta. E ovviamente questo è legato allo sviluppo di una certa visione della matematica, una visione della matematica coerente con quello che viene, ad esempio, richiesto dalle indicazioni nazionali del primo ciclo. Perché se noi andiamo a vedere, a leggere le indicazioni nazionali del primo ciclo, c'è scritta una frase molto interessante: di estrema importanza è lo sviluppo di un'adeguata visione della matematica, non ridotta a un insieme di regole da memorizzare e applicare, ma riconosciuta e apprezzata come contesto per affrontare e porsi problemi significativi. E poi continuano le indicazioni nazionali. Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il pensare e il fare e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall'uomo, insomma, e poi dice a sviluppare la capacità di comunicare, discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri. Insomma, sono molto ambiziose, ma sono ambiziose e legate in qualche modo all'aspetto dell'argomentazione. Vabbè, qui vado molto veloce, però una cosa che a cui secondo me si può fare riferimento come termine di riflessione sono i tre curriculum del TIMSS, che è una rilevazione internazionale un po' meno famosa dell'OCSE-PISA, ma insomma è molto conosciuta. Il TIMSS riconosce tre curriculum: il curriculum ideale, quello che è espresso dalle indicazioni. Abbiamo letto un pezzettino di indicazioni nazionali del primo ciclo, qualcuno potrebbe dire sono obiettivi molto alti, troppo alti, ma non discutiamo di questo in questo momento. Il curriculum implementato, quello che il docente fa in classe, e il curriculum ottenuto, quello che gli studenti in qualche modo apprendono. La cosa interessante, e questo poi dovrebbe in qualche modo influire sul curriculum ideale, insomma, se vediamo che qualcosa non funziona dovremmo ripensare il curriculum ideale. La cosa interessante sarebbe ogni tanto fermarsi e cercare di valutare le distanze tra questi curriculum e riflettere sulle cause di queste distanze. Cioè, perché quello che faccio in classe è diverso da quello che richiedono le indicazioni nazionali o addirittura diverso da quello che è il mio curriculum ideale? E perché quello che apprendono gli studenti è diverso da quello che io faccio? Che distanze ci sono e perché ci sono queste distanze? Vabbè, queste distanze, se volete, sono, tra mille virgolette, un fallimento educativo da un certo punto di vista per l'insegnante, e allora chiedersi perché rientra in quella teoria piuttosto vecchiotta ormai, vedete, del 73, ma secondo me molto bella, delle attribuzioni causali di Wegener. Allora, in questa teoria una persona si chiede perché ho fallito e perché ho avuto successo. Vabbè, qui vado un po', salto gli esempi, vari esempi che si possono fare: non ho superato il compito perché era difficile, perché non ho studiato abbastanza, perché il docente dà prove troppo difficili, perché non me l'hanno passato, perché non stavo bene. Sono tutte giustificazioni diverse di un fallimento per lo studente. Stessa cosa per i docenti: pochi studenti fanno bene perché sono arrivati poco preparati, perché non ne ho troppi per fare lezioni come vorrei, perché ho poco tempo per approfondire cose difficili, perché il programma è troppo vasto. Insomma, sono tutte giustificazioni diverse, no? Vedete? E allora, riflettere su queste giustificazioni è molto interessante. Nel libro di didattica della matematica, appunto, proponiamo un'attività
per gli studenti di didattica della matematica, ma io la propongo spesso anche per gli insegnanti rispetto sia alle teorie del successo, quali sono i motivi per cui una persona ha successo in matematica, sia per l'attribuzione di fallimento in matematica. E quello che viene fuori quando lo facciamo con gli insegnanti, che è una cosa piuttosto interessante, provate a pensarci voi, quali sono secondo voi tre fattori che sono assolutamente necessari per riuscire in matematica. E poi dopo, la domanda che faccio dopo, quando appunto si fanno percorsi di formazione un pochino più lunghi, è: quali di queste tre doti secondo voi è modificabile al vostro livello scolare? Quello che viene fuori è che circa, di solito di più, due insegnanti su tre, così a caldo, presi a caldo, riconoscono almeno uno dei tre fattori che ritiene assolutamente necessari per riuscire in matematica fuori dal loro controllo, perché non modificabili al loro livello scolare. Allora capite che questo, diciamo, poi riflettendoci a freddo, è una cosa particolarmente dura da digerire, perché io sto dicendo che su certi fallimenti, su certe difficoltà non ci posso fare niente, perché non le è un fattore assolutamente necessario per riuscire ed è un fattore che io non controllo, perché doveva essere controllato prima oppure dopo. E quindi capite che insomma ci sono degli aspetti particolarmente delicati. Queste teorie del successo, attribuzione e fallimento influenzano il comportamento matematico degli allievi, per esempio come si preparano, come reagiscono alla difficoltà, ma influenzano anche le decisioni dell'insegnante, come l'insegnante lavora sulle difficoltà. Perché appunto se io sono convinto di non poterci fare niente, lavoro in un certo modo su quella difficoltà, oppure lavoro su una cosa rispetto a un'altra. Vabbè, qui veramente veloce, volevo solo dire che una volta che io ho individuato i fattori che in qualche modo sono necessari per riuscire in matematica e ho interpretato le cause di un fallimento, che può essere un fallimento educativo per l'insegnante o un fallimento in prestazione di matematica per uno studente, Wiener dice: io riconosco tre dimensioni di queste giustificazioni. Una dimensione è una giustificazione, un fattore interno-esterno, cioè non riesco perché ho una classe di 40 persone, fattore esterno. Non riesco perché è il mio primo anno che insegno matematica e non so cosa fare, non so da che parte girarmi, fattore interno. Questo vado dopo, Velasco, è apparso prima. Stabili e instabili. Non sono riuscito perché appunto ho una classe di 40, ma il prossimo anno avrò una classe di 15, fattore instabile. Non riesco perché ormai gli studenti di oggi non sono più quelli di una volta e non saranno più quelli di una volta, stabile. E il locus più importante per il recupero e anche per la formazione insegnante, controllabili e incontrollabili. Cioè è un fattore controllabile da me o incontrollabile. Allora questo aspetto è fondamentale sia per il recupero sulle difficoltà sia per il lavoro sulla formazione insegnanti. Perché cosa succede di fronte a un fallimento, dice Wiener, che Wiener non tratta ovviamente i fallimenti in matematica, non interessano i fallimenti in matematica, ma lui dice: quando una persona ha un fallimento, la prima reazione è diciamo quella che si chiama salvaguardia dell'autostima, a parte i casi patologici che si fustigano, salvaguardia dell'autostima e quindi riconoscimento di fattori esterni e incontrollabili, cioè non dipendono da me. Ho la classe di 40 persone, ho 10 DSA, ho 3 che parlano un'altra lingua, ho il disabile e non c'ho il sostegno, tutte cose che non dipendono da me e che sono vincoli veri, non è che non ci sono, sono vincoli veri. D'altra parte, fino a che io non trovo qualche cosa che dipende da me, che è controllabile da me, non ho nessuno stimolo per investire risorse, perché se tutto non dipende da me, allora cosa investo risorse a fare? Tanto non cambierà niente. Quindi è fondamentale convincere gli insegnanti che al di là di dei vincoli che ci sono e che sicuramente possono facilitare o in qualche modo invece non impedire, ma rallentare dei processi positivi di apprendimento, qualcosa dipende da loro, qualcosa può cambiare anche relativamente alle loro scelte. Stessa cosa per gli studenti. Quando ho lavorato per il
contro l'abbandono scolastico, il primo aspetto è quello di convincere gli studenti che qualcosa è controllabile da loro, perché altrimenti non investono risorse, giustamente, coerentemente. Se io penso che qualsiasi cosa faccia, tanto non capirò mai la matematica, perché ci devo investire risorse? Quindi io devo convincere le persone che qualche cosa è controllabile da loro. E su questo aspetto delle difficoltà a raggiungere certi obiettivi in verticale, c'è un pezzo di Julio Velasco, che penso tutti voi conosciate, ma se non lo conoscete è un allenatore molto famoso di pallavolo, è stato allenatore della nazionale italiana per tanto, che ora fa formazione per gli allenatori di pallavolo, è molto interessante sul come non si deve lavorare in verticale nel riconoscimento delle difficoltà, come non si deve fare, tipicamente come facciamo noi professori universitari. Non riusciamo, abbiamo delle difficoltà nei numeri con gli studenti perché gli studenti ci arrivano impreparati, non è colpa nostra, sono quei disgraziati dei professori, dei docenti della scuola dell'obbligo che ci mandano questa gente, ormai noi cosa ci dobbiamo fare, non sanno più niente. E allora lui usa una metafora molto interessante, me la faccio sentire. Perché molte volte questo è un problema che ancora devo risolvere in qualche modo nella mia squadra attuale. L'attaccante schiaccia fuori perché la palla non era alzata bene. E allora cosa dice? Che nel gergo vuol dire lavori un po' più alto e più vicino a rete. Il palleggiatore allora, e questo è il gioco di squadra, o meglio, non un gioco di squadra. Il palleggiatore si gira e il ricevitore dice, ragazzi, voglio la palla qua. Perché se voi non ricevete bene che io ho la palla qua e devo correre a prenderla, io non posso essere preciso e non se la do come vuole lui. Per cui lui schiaccia fuori perché io non se la do come vuole lui, ma io non le do come vuole lui quando voi ricevete male. A quel punto il ricevitore si gira per trovare su chi scaricare. Ma i ricevitori ricevono la battuta avversaria, per cui non possono dire all'avversario batte facile, così lo ricevo bene, lì finisce la catena. Allora, la nuova forma, perché io ovviamente questo ho detto una regola molto semplice, cioè detto, gli schiacciatori non parlano dell'alzata, la risolvono, non la giudica in nessun modo, la risolvono. Adesso una nuova battaglia, perché? Perché che fanno gli schiacciatori? Non dicono la voglio più così perché sanno che io sto così, o lascia in mano, per cui non lo dico. Cosa fanno? Ogni volta che è buona le dicono perfetta. Non le dicono e quella era brutta, ma se dicono questa è perfetta vuol dire che l'altra non lo è. E in definitiva parlano dell'alzata e io mi nervosisco. Continuano a parlare dell'alzata. Sono esperti dell'alzata, gli schiacciatori, sanno tutto dell'alzata. Uno li trova al bar, parlano degli alzatori, gli schiacciatori. Piccolo problema, loro schiacciano, non alzano. Allora, io voglio schiacciatori che schiacciano bene palloni alzati male. Voglio questi. Perché questi poi, quelli alzati bene, li schiacciano benissimo, non bene. Uno che schiaccia bene, ma non alzati male, quelli alzati bene li schiaccia benissimo. Voglio quelli lì. Quindi non ne parliamo, ne risolviamo. Se la realtà è come è, e non come io voglio che sia, la palla è bassa, il mio cervello, che è un computer straordinario, deve aprire tutti i file con il titolo palla alzata bassa. E in questi file ci sono le soluzioni per le palle alzate basse, che sicuramente non è schiacciarla come si fosse alta. Vabbè, poi continuo. Insomma, la metafora è abbastanza ovvia da fare a livello scolastico. Ognuno si gira e parla, dice non riesco, le difficoltà sono perché quelli del livello scolare precedente non hanno lavorato come dovevano lavorare, mi trovo in queste condizioni. E va bene, noi abbiamo fatto appunto, come ha detto la professoressa Borgata all'inizio, con Rosetta Zan, un lavoro molto, molto lungo sugli atteggiamenti degli studenti nei confronti della matematica, e viene fuori come spesso lo studente, la studentessa in difficoltà, ha attribuzioni di fallimento a un certo punto legate a cause incontrollabili e stabili.
E per esempio questa ragazza di quinta elementare che dice: posso dire che per me la matematica è una malattia di cui non riesco a guarire. Comunque mi impegno lo stesso per quanto possa riuscirci, ma ormai mi sono convinta che la matematica non mi entra in testa. Vedete, stabile e incontrollabile, una malattia di cui non riesco a guarire. Questa di seconda superiore che dice: ho provato a studiare con tutte le mie forze, ma non c'era niente da fare. La professoressa trovava sempre qualcosa che non andava. Anche qui stabile e incontrollabile, non dipende da lei, dipende dall'insegnante. Qual è il problema? È che in questo quadro si realizza una delle poche condivisioni insegnante, docente, studente del percorso educativo, ovvero anche l'insegnante si convince di non poter fare niente su quelle difficoltà, quindi che quelle difficoltà siano incontrollabili da lui insegnante. E quindi diciamo c'è questo consolidamento di convinzione da parte di entrambi che non ci sia niente da fare, e quindi c'è una rinuncia di entrambi ad impegnare risorse anche emotive inutilmente, che non vuol dire non fare cose, ma vuol dire farle essendo convinti che non servano a niente, e cambia completamente. Io posso fare 2 milioni di sportelli per il recupero, ma se sono convinto che lo sportello non, io docente sono convinto che lo sportello con quel ragazzo non farà niente, il ragazzo è convinto che sì, ma l'insegnante si accontenta che io mi faccia vedere, che faccia vedere che comunque ho buona volontà, ma non cambierà niente dal punto di vista matematico, non capirò comunque niente, però magari l'insegnante mi dà sufficiente perché mi veda allo sportello. È chiaro che il modo e la qualità con cui si interfaccia alla possibile proposta cambia completamente. Questa è una grossissima digressione per ritornare all'aspetto che ho detto all'inizio di Winner. È vero che la società ha sempre più bisogno di matematica, e quindi è vera la ragione sociale per insegnare matematica a tutti, è un dato di fatto, ma noi bisogna rispondere anche a una ragione individuale, perché quella persona, quel ragazzo, quel singolo individuo, perché pensiamo che per lui e per lei sia importante comunque fare matematica lungo tutto il suo percorso. Quindi il piano individuale del justification problem. E qui la faccio breve, la farei molto più lunga. Io vedo tre valori importanti da in qualche modo promuovere nell'insegnamento della matematica. Intanto il valore culturale, quindi qui potrei passare sicuramente molto meglio di me la parola alla professoressa Borgato, a vedere la matematica come un prodotto della cultura umana, quindi della storia, con le sue difficoltà, con i suoi ripensamenti, nel suo percorso storico. La matematica non è scritta nelle tavole divine di Mosè, la matematica è un prodotto culturale dell'uomo e come tale dovrebbe essere valorizzato. Quindi con i ripensamenti, con gli aggiustamenti legati al progresso, con la sua storia. Il valore strumentale della matematica, che in qualche modo è legata a certe tecniche, a certe conoscenze più o meno di base che possono essere utilizzate in diversi ambiti, e poi il valore formativo, che è quello più indipendente, se volete, dalle scelte future del ragazzo o della ragazza. Cioè uno che dice: io voglio fare, che ne so, il muratore, il pizzaiolo, il calciatore, qualsiasi cosa voglia fare, magari non utilizzerà determinate tecniche, però la matematica può avere un valore, anzi deve avere un valore formativo, che per esempio può essere legato alla risoluzione di problemi, per esempio può essere legato a quello che dicevamo prima, all'imparare ad argomentare in un certo modo, all'imparare a analizzare criticamente le argomentazioni degli altri e aspetti di questo tipo. Cosa succede nella scuola? Con rammarico, secondo me succede questo: sparisce il valore culturale, sparisce, no? la matematica appunto è quella che è scritta sul libro, chissà chi l'ha scritta, si fanno un sacco di tecniche, quindi diventa incredibilmente rilevante il valore strumentale, e in qualche modo ogni tanto c'è un piccolo spazio per il valore formativo. Quindi spariscono due pilastri fondamentali che sono, tra l'altro, a differenza del valore strumentale, quelli più indipendenti dalle scelte future dell'individuo, perché il valore strumentale dipende se quegli strumenti li utilizzerà o no nel suo percorso di vita. Quindi fondamentale promuovere nella scuola il valore culturale della matematica, e da questo punto di vista
ovviamente anche fare un, come si può dire, un percorso di formazione, anche di ripensamento, questo io lo dico da tanto, dei percorsi universitari, perché questo valore culturale dal mio punto di vista è molto poco diciamo sostenuto anche nei percorsi universitari di matematica. Cioè un ragazzo o una ragazza può uscire da matematica senza assolutamente sapere niente di diciamo dell'evoluzione della matematica nella sua storia, ecco. Quindi è sicuramente un problema anche a livello universitario, e l'importanza di recuperare il valore formativo, che appunto, ribadisco, sono i due valori rispetto a quello strumentale, che quello culturale e quello formativo, che prescindono dalle scelte dell'individuo. E quindi sono quelli che danno veramente senso per tutti. È per questo che ha senso insegnarla a tutti. Poi le derivate potrei non utilizzarle mai, gli integrali potrei non utilizzarle mai, le potenze forse potrei non utilizzarle mai, ma il valore culturale, il valore formativo è diciamo di per sé un arricchimento, è una cosa che è indipendente da quello che andrei a fare. E su questo, diciamo, permettetemi di citare il percorso La matematica per il cittadino, che penso molti di voi conoscono, che tra l'altro è scaricabile, sono diverse attività che sono confluite poi nel progetto Matabel. Sì, nell'introduzione si diceva esattamente questo: l'educazione matematica deve contribuire a una formazione culturale del cittadino in modo da consentire di partecipare alla vita sociale con consapevolezza e capacità critica. E se volete, questo è ripreso anche dall'ultimo framework del PISA, quello 2021, in cui si definisce la competenza matematica, in realtà si usa alfabetismo matematico, literacy, in un modo piuttosto complesso, in cui ci sono le conoscenze, ma c'è anche il fatto di usare la matematica per dare giudizi ben fondati, per prendere decisioni costruttive, per in qualche modo risolvere problemi. Quindi è una visione piuttosto larga. Ok, detto questo, vi voglio far vedere alcuni esempi. Ad esempio, questo errore che è diventato molto famoso, virale, diciamo, a me ha colpito non tanto, non solo per l'errore grossolano, diciamo, dal punto di vista matematico, ma perché la prima cosa che ho visto è quel quadrato lì. Siccome quel quadrato lì viene fuori da un aspetto, diciamo, di minima distanza, quindi di distanziamento sociale, a me sembra talmente strano che un aspetto di minima distanza non faccia venire in mente la circonferenza, non un quadrato. Quindi diciamo che mi è venuto in mente che addirittura questa tragedia che stiamo vivendo e questo fatto del distanziamento sociale sarebbe una, diciamo, un modo incredibile per scoprire cerchi e circonferenze addirittura all'infanzia. Dove vi potete mettere per stare a distanza di un metro da lui? E cerchiamo di vedere cosa succede. Secondo me non viene un quadrato, e anche se viene un quadrato, poi i bambini lo vedono che qualcuno è più distante e qualcuno è più vicino sul quadrato. E magari si scopre quella forma lì, proprio giocando con una regola, la regola del distanziamento. Non ti puoi avvicinare più di un metro. Allora dove devi stare rispetto a quella persona lì? E appunto la cosa strana è quella. Parlo di infanzia, ma questa idea qui, come tutte le idee matematiche elementari, non semplici, elementari, in qualche modo si può sviluppare fino a cose molto complicate. E ad esempio, quale problema viene in mente qui col distanziamento sociale e con quella foto del ristorante, regole dei ristoranti? Quella della migliore tessellazione del piano con cerchi di raggio fissato, che è un problema classico, molto complesso. Come faccio a mettere più tavoli possibili? È la tessellazione del piano con cerchi di raggio fissato. Problema complesso, a quel punto si va secondario di secondo grado, forse anche all'università in qualche modo. Problema complesso, e uno ci può raccontare la storia di questo problema, che ne parla già appunto Kepler nel 600, e la dimostrazione viene da questo matematico ungherese che qui vedete giocare a ping pong nel 1940. Questo per dirvi come da un errore banale possano nascere, diciamo, considerazioni di varia natura, e appunto contenuti sviluppi anche complessi che contribuiscono a raccontare il valore culturale della matematica. E
se volete, questo tipo di errore a me ha ricordato una tesi fatta un po' di tempo fa, non tantissimo tempo fa, sulle prove OCSE-PISA e su un quesito delle prove OCSE-PISA che aveva fatto una strage tra gli studenti italiani, che è quella della gelateria, che era prima della pandemia, e si diceva che questa Maria aveva ristrutturato il locale e ci voleva mettere praticamente dei posti a sedere fatti in un certo modo. Qual era il modo, quanti ne poteva mettere al massimo, che poi in qualche modo sottintendeva qual era il modo migliore di mettere questi sgabelli, diciamo. Ok, a questo punto direi di saltare un po' di roba, perché se no non ce la facciamo. E arriviamo a questo. Vi faccio qualche esempio prima di chiudere, perché insomma mi hanno detto un'ora e un quarto, quindi penso averci ancora 10 minuti, no Federica? Ok, e di qualche esempio di lavoro su questi obiettivi formativi, perché come vi dicevo ho fatto un piccolo e banalissimo esempio in cui si può lavorare sulla costruzione di figure e sugli aspetti culturali. Sicuramente io non sono un esperto relativamente alla storia della matematica, ma nella matesis di Ferrara su questo siete molto ben coperti, quindi avrete avuto mille occasioni per lavorare. Io ora da questa parte qui vi racconto brevissimamente quello su cui invece mi sento più esperto, che è l'aspetto formativo, e quindi legato, se volete, all'argomentazione, alla considerazione del punto di vista di altri, al problem solving. E aspettate che faccio così, vediamo se mi riesce per titolo, che non c'è, vado qui, vi faccio qualche esempio. Allora, un esempio della scuola dell'infanzia di una maestra che collabora col nostro gruppo, di Cristina Ciappelli, è sui problemi, che parte da un'attività che noi consigliamo sempre, sia alla scuola dell'infanzia che alla scuola primaria, di chiedere che cos'è per te un problema e poi di fare un esempio di problema. Poi vengono fuori diversi esempi di varia natura, soprattutto all'infanzia dove non si parla di problemi di matematica, e se ne sceglie uno e si prova a risolvere. Anna aveva dato questo problema: quando devo aprire la porta e non arriva la maniglia. Ok, in questa sezione ci sono 25 bambini di 5 anni, si fa la drammatizzazione, si crea una porta di cartone molto alta, e vengono fuori addirittura 6 soluzioni diverse su 25 bambini. Questo anche per appunto lavorare sulle possibili soluzioni diverse di un problema. Quindi un bambino che dice salto, un bambino che dice chiamo i genitori, una bambina che dice mi metto i tacchi, così insomma in qualche modo, una suona il campanello, uno dice rinuncio a entrare in quella stanza, vado a giocare in taverna, e uno salgo su una sedia. L'hanno tutte, io faccio vedere questa foto, ma l'hanno tutte drammatizzate, e quindi hanno poi discusso dei pro e contro delle varie soluzioni al problema. Ok, vi faccio vedere un altro problema, ma anche questo vado avanti, perché se no non facciamo in tempo. Esempio da Maria Persia, che è insomma, a parte amica, una persona con cui collaboro da tantissimi anni, su un problema, il problema del pari e dispari. Il pari e dispari, che è un problema tratto dal progetto Problemi al Centro, vi faccio il riassunto della storia. Nel problema pari e dispari c'è una classe che vince un premio e deve andare a presentare o ritirare il premio un solo rappresentante, e ci sono due bambini, un bambino e una bambina, che ci vogliono andare. Allora la maestra dice fate pari o dispari, a un certo punto mentre stanno per fare pari o dispari, la bambina sceglie pari, il bambino sceglie dispari, la bambina dice ma scusa, abbiamo lavorato tutto l'anno sulle tabelline, perché invece di fare pari o dispari con la somma non facciamo pari o dispari col prodotto? E gli fa l'esempio, per esempio se io tiro 3 e tu tiri 5, nel pari o dispari normale dico io, perché 3 più 5 fa 8, nel pari o dispari moltiplicato vinci te, perché 3 per 5 fa 15. Allora dice Mattia, ora ha capito, e tra sé e sé pensa, mi sembra meglio per me se si fa come dice Cecilia, con 3 e 5 vinco io invece di perdere, dunque accetta la proposta di Cecilia. Secondo te ha fatto bene Mattia ad accettare la proposta di Cecilia? Prova a spiegare perché. Allora
C'è una lettura del testo, come vedete il testo è volutamente narrativo, quindi una lettura abbastanza sentita del testo, comprensione del testo. C'è un blocco iniziale durante il lavoro a coppie, inaspettato per Maria. Qual è il blocco? Cosa significa ha fatto bene? Che per noi adulti è chiaro, per i bambini della sua classe assolutamente non è chiaro. Tra l'altro classe veramente multiculturale, penso che non ci fosse nemmeno uno studente madrelingua italiano. E allora la maestra fa l'esempio: stamattina pioveva, il mio obiettivo era non bagnarmi, ho fatto bene a prendere l'impermeabile. Quindi lo lega all'obiettivo e chiede: l'obiettivo di Mattia invece qual era? E una bambina dice la vittoria. E da lì si sblocca la situazione. Quindi ha fatto bene legato all'obiettivo della vittoria. Ok, vi faccio vedere le soluzioni. Christian dice: Mattia non ha fatto bene ad accettare questa Cecilia di usare la moltiplicazione. Lui ha pensato che 3 per 5 uguale 15 fosse proprio quel che voleva fare Cecilia e così lui avrebbe vinto. Ma in realtà lei stava solo facendo un esempio. E qui vedete un ragionamento, se volete, che può arrivare molto in là. Quanto un esempio, controesempio, esempio, possa essere generalizzato. Emma dice: secondo me Mattia non ha fatto bene ad accettare di giocare con la moltiplicazione, ho osservato Christian Azzurra giocare, vinceva sempre Azzurra che era pari, quindi empirico, visto che vinceva sempre quella pari. Azzurra e Camilla tirano fuori anche il discorso dello zero. Quando abbiamo giocato insieme Azzurra era pari e vinceva sempre perché buttava sempre zero, così il risultato era sempre zero, e perché se moltiplico un numero per zero fa zero e zero è un numero pari. Vedi quante cose che vengono fuori nella discussione. Steven lo lega a un fatto situato, usavano il tubo, non so quanti di voi lo conoscano, dice: ho smontato il tubo e ho guardato tutti i risultati delle tabelline. Ho visto che le tabelline di numeri pari hanno tutti i risultati pari. Le tabelline di numeri dispari hanno metà risultati pari e metà risultati dispari. Quindi i risultati pari sono di più. Quindi ne fa una questione probabilistica, se volete, no? Yesha dice: all'inizio ho detto se Cecilia butta pari e Mattia butta dispari, il risultato è dispari, perché mi sono ricordato che quando gioco di solito è così, succede così. Poi quando abbiamo riprovato tutto in classe ho visto che non è vero, mi ero confusa con il gioco normale che si fa con l'addizione. Anche questo è un classico, no? Spostare una proprietà da una parte all'altra, dal prodotto alle potenze, dalla moltiplicazione all'addizione, e qui c'è riflettuto, ha visto che non era così. Ok, questo approccio, l'ho fatta veramente molto breve, questo approccio è completamente diverso da quello che è suggerito sui libri di testo, ad esempio su questo libro di testo qui, in cui si dice: nel risolvere un problema di qualsiasi tipo bisogna sempre elaborare un piano di azione. Nel caso del problema di matematica, la pianificazione si compone di una serie di operazioni concrete e di calcoli che vanno messi in atto secondo una corretta sequenza. Leggi ed esegui. No? E poi leggi il testo del problema con calma, cerchi i dati, e concentrati sulle parole importanti. E questo, qui c'è un problema. Cioè, il problema è che le parole importanti io non le so a priori. Cioè, se non faccio il gioco delle parole chiave, io le parole importanti le so posteriori. Ed è esattamente il lavoro che ha fatto Maria. Maria, dopo che hanno lavorato sul problema, ha detto: secondo voi, di questo testo, cosa è importante e cosa non è importante? Ma dopo che hanno provato a fare il problema, non prima. Prima non lo posso sapere quali sono le parole importanti e quali no. E anche qui l'importante dipende dall'approccio. E allora vengono fuori risposte diverse. Stefano dice: quella parte, la parte prima in cui si spiega cosa succede, non serve. Basta sapere che vogliono giocare a pari e dispari con la moltiplicazione. Potrebbero anche giocare per altri motivi, a noi interessano i calcoli da fare. Diversi altri non sono d'accordo, sostenendo che assolutamente non si può tralasciare l'inizio, perché altrimenti non si capisce il senso della storia. Veniva una cosa senza capo né coda. E poi c'è Alessandro, che lo lega ad altri insegnamenti, invoca la tecnica del riassunto usata con la maestra italiana, e dice: nel riassunto di una storia si deve sempre mettere inizio, parte centrale e parte finale. Quindi, diciamo, invoca questa cosa. Va bene, l'altro esempio che non vi faccio, però vi faccio solo vedere, fatemi vedere che slide è, era un esempio che invece permetteva di lavorare molto sulla storia della matematica, che ho fatto a Scienze della Formazione Primaria, preso da un'idea di Cristina Sabena, che è il problema della posta, da cui poi nasce, se volete, l'idea di probabilità, e vado a concludere, vi faccio vedere solo tre slide.
Il fatto di lavorare sugli aspetti formativi e sul problem solving, spesso e volentieri, abbiamo visto anche quelle leggi esegui del libro, è bypassato dall'idea che, siccome tanti hanno difficoltà, sia meglio stimolare il pensiero riproduttivo, perché è più facile. Quindi io, invece di stimolare il pensiero produttivo, cerco di insegnarti ad andare a macchinetta. E questo è come conseguenza al fatto che si limitano le occasioni nel quale l'allievo deve prendere decisioni. L'allievo deve fare in matematica come si è fatto vedere, non deve pensare a come vorrebbe farlo, come potrebbe. Quindi se io devo fare come si è fatto vedere, non posso argomentare. Cioè, argomento come argomentano i ragazzi, giustamente, perché me l'hai detto te di fare così. Cosa ti devo argomentare? Mi hai detto che si deve fare così e io faccio così. In qualche modo rinuncio, e qui è legato, se volete, anche al discorso sull'educazione civica, al lavoro sull'assunzione di responsabilità, e il bravo è chi si adegua. Chi fa diverso è da redarguire. Qui vi faccio vedere un'immagine che ho preso pochi giorni fa in una bellissima piazza qui di Pisa, che è vicina a matematica, si chiama Piazza Santa Caterina, che mi aveva molto colpito perché c'era questa fila di studenti a cui ho fatto la foto, tutti con lo stesso zainetto. Quindi quest'idea che anche la scuola e anche la matematica, se volete, induce a un'idea di tutti uguali, invece che valorizzare le differenze. E allora questa idea è molto, diciamo, stimolata anche da insegnanti, e appunto se uno legge il libro di Paola Mastrocola, Togliamo il disturbo, lei racconta chi è il suo studente modello, che non è il mio. Il suo studente modello è De Monte. Dice: De Monte non è un genio, non è nemmeno particolarmente bravo. Lei insegna alla scuola secondaria di secondo grado. È un ragazzo assolutamente normale, direi meglio, ma una caratteristica che lo rende unico: studia. Meno male che esiste almeno lui. Mica per niente, è solo che De Monte mi dà la prova della mia esistenza. Sono veramente arrivata in classe e ho detto veramente le cose che ho detto. Tant'è vero che oggi lui me l'ha ripetuto e tale e quale. Vorrei una classe tutta di De Monti? Sì. E sapete perché? Perché sarebbe solo normale che chi viene a scuola al pomeriggio aprisse i libri e studiasse. Allora, questa idea è l'idea di ripetere, no? La scuola, lei insegna italiano, però la scuola come ha successo se gli studenti ripetono esattamente quello che l'insegnante gli fa. Dal punto di vista della matematica, però, noi lavoriamo sul rielaborare. Qui cito una collega del nostro raggruppamento di storia che ho sentito a Bari, al convegno Umicim di Bari, su Beppo Levi, Livia Giacardi, che fotografai, ero di lato, questo pezzo che secondo me è fantastico. Se un alunno mi ripete una dimostrazione troppo bene, io sento il dovere di disturbarlo. Egli conosce bene una strada maestra, occorre cacciarlo nei prati perché impari a ritrovare la strada o il viottolo, non importa. Vedete la differenza fra i due approcci, completamente opposti. No, io non voglio che mi rifaccia il viottolo, voglio che riesca a ritrovarlo da solo, a trovare una strada sua. Chiudo con una citazione, diciamo, un po' scherzosa, se me la permettete, che è questa, ve la faccio anche sentire, il fatto che ci vuole tempo. La conoscete questa canzone, penso, è molto conosciuta, non so più. Ecco, così. E in quella canzone di Bruno Lauzi, che è molto carina anche per i bambini, si parla appunto del tempo e del fatto dell'importanza di rallentare, soprattutto secondo me degli insegnanti, di pensare che gli obiettivi di cui abbiamo parlato sono obiettivi di lungo periodo. Io devo avere 5 anni delle primarie, 3 anni della scuola media, 5 anni poi cambio, ma gli obiettivi sono di lungo periodo. E rallentare è l'unico modo per lavorare sugli obiettivi formativi di fondo. E un'altra citazione da babbo di babbo, ormai sono grandi, ma appunto le mie citazioni sono di cartoni vecchi, Federica le farebbe sicuramente i cartoni più nuovi. Un cartone che mi sono dovuto vedere, penso, una ventina di volte è Cars, e in Cars c'è una frase molto bella, secondo me, che calza molto con l'insegnamento, che è questa: allora il bello non era arrivare,
il bello era viaggiare, si parla della costruzione di un'autostrada. E anche, anche in questo caso qui, secondo me, nell'insegnamento, il bello deve essere viaggiare, il percorso, non tanto l'arrivare. Okay? Grazie dell'attenzione. Interrompo la condivisione, intanto. Grazie Pietro, ti faccio io l'applauso virtuale che a nome di tutti quanti stiamo già ricevendo ovviamente diverse congratulazioni. Io guarda, ti ringrazio davvero tantissimo per averci condotto attraverso delle riflessioni davvero significative per l'educazione matematica e non solo. Ci sono state diversi commenti, diverse domande in chat e quindi se sei d'accordo e possiamo approfittare ancora un po' della tua presenza, te le faccio. Io vorrei anch'io ringraziare Pietro Di Martino per questa conferenza così stimolante e così anche con tanti riferimenti all'aspetto culturale della matematica che mi ha veramente colpito. Molte grazie, ecco, poi diciamo adesso diciamo è il turno delle domande. Grazie, grazie Maria Teresa. Grazie a te.